show a Barbarossa Insiders. L'edizione del Venerdì Santo, oggi a passato e presente, ci occupiamo degli ultimi giorni di vita di Gesù. Cosa c'è di storico, di realmente accaduto, che si può dire ragionevolmente sia accaduto in quei giorni? Beh, ce lo tramandano i Vangeli canonici e quelli apocrifi, ma anche personaggi che con Cristo non hanno avuto niente a che fare. Tacito, Svetonio, Plinio il Giovane, per cui a ragion veduta possiamo dire che tutta quella vicenda nel suo complesso è realmente accaduta e personaggi come Ponzio Pilato esistettero veramente. Parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con Emanuele Lucchetti, Francesca Fanelli e Pietro Sorace. Professore, prima di cominciare la domanda delle domande, le cose di cui parliamo nella puntata di oggi sono realmente accadute, come si può dire, delle storie dell'imperatore Augusto, di storie di 2000 anni fa, o no? Io direi questo. Intanto noi dell'antichità ne sappiamo molto meno di quello che ci piacerebbe sapere. Sappiamo molte cose, ma non tutto, sui potenti dell'epoca, su Augusto, su Tiberio, sui loro parenti, sui loro ministri. Sulla povera gente che viveva nell'impero sappiamo pochissimo. Allora, se noi di un suddito, un miserabile, che viveva in una provincia lontana dell'impero, abbiamo 4-5 testimonianze sulla sua vita e sulla sua morte, scritte entro qualche decennio da quando i fatti sono accaduti, ecco, sembra un po' difficile pensare che non sia veramente vissuta questa persona. Non c'è nessun altro suddito dell'impero romano su cui noi abbiamo così tante informazioni. Poi naturalmente, siccome quest'uomo ha creato un movimento che lo ha immaginato, lo ha voluto vedere in lui prima il Messia aspettato dagli ebrei, poi comunque il figlio di Dio, l'iniziatore di una nuova vita per tutta l'umanità, beh, è chiaro che chi ci credeva si è anche immaginato tante cose. Quindi noi non possiamo essere sicuri del singolo particolare, certo, della vita e morte di Gesù fino a quando non vengano fuori altri dettagli, come per esempio che Ponzio Pilato è esistito perché ci sono delle lapidi che parlano di lui, ma che Gesù sia esistito e abbia fatto più o meno quello che ci viene raccontato in gran parte, io credo che sia indiscutibile. Perché, come lei diceva, gli storici ne parlarono solo qualche decennio dopo e non ci sono storici coevi che ne parlano? In realtà, a dire la verità, non sono storici quelli che ne parlano, e questa è una prima difficoltà, perché gli autori dei Vangeli non stanno facendo un lavoro di storico che confronta delle fonti, delle testimonianze, che avanza dei dubbi. Stanno raccontando quello che i discepoli si ricordano del Maestro. E per un po' di anni l'hanno raccontato, appunto. Per un po' di anni dobbiamo immaginare che siano passati di bocca in bocca, ecco, i ricordi di quello che Gesù diceva, di quello che ha fatto. Ed è chiaro che a quel punto i ricordi, come dire, si ingrandiscono e si arricchiscono. Poi a un certo punto hanno deciso di scrivere, e questo sono i Vangeli. Primo capitolo della nostra storia, quello di cui stiamo parlando col professor Barbero. Vangeli a parte, sono scarse le attestazioni della storicità di Gesù. La vita di Gesù di Nazaret, fino agli ultimi giorni che culminano con la morte e la resurrezione, è narrata dai Vangeli. Quelli canonici, scritti da Matteo, Luca, Marco e Giovanni tra il 65 e il 90 d.C., e quelli cosiddetti apocrifi, scritti successivamente e dall'origine più incerta. Ma quali sono le attestazioni della storicità di Gesù? Quali testimonianze emergono in ambito non cristiano della sua vicenda? La più significativa è quella di Publio Cornelio Tacito. Nel quindicesimo libro degli Annales, commentando l'incendio di Roma del 64 d.C., di cui corre voce sia responsabile lo stesso imperatore Nerone, così scrive: per soffocare ogni diceria, Nerone spacciò per colpevoli e condannò a pene di crudeltà particolarmente ricercata quelli che il volgo, detestandoli per le loro infamie, chiamava cristiani. Derivavano il loro nome da Cristo, condannato al supplizio sotto l'imperatore Tiberio, dal procuratore Ponzio Pilato. Intorno al 120 d.C. è il biografo degli imperatori romani, Gaio Svetonio, a fornire un altro significativo indizio sulla figura di Gesù, detto il Cristo. Nel capitolo dedicato all'imperatore Claudio, scrive che espulse da Roma i giudei,
che per istigazione di Cristo erano continua causa di disordine. A Cristo e ai cristiani si riferisce anche Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, che in una lettera chiede all'imperatore Traiano se siano o meno corrette le procedure che sta applicando nei confronti dei cristiani. Interessante quanto controversa è inoltre la testimonianza che compare nel libro XVIII delle antichità giudaiche dello storico Flavio Giuseppe, scritto intorno al 93-94 d.C., noto come Testimonium Flavianum. Visse in questo tempo Gesù, uomo sapiente, seppure lo si deve definire uomo. Operò infatti azioni straordinarie e fu maestro di uomini che accolgono con diletto la verità. Egli era il Cristo. Anche quando per denuncia di quelli che tra noi sono i capi, Pilato lo fece crocifiggere, quanti da prima lo avevano amato non smisero di amarlo. Egli apparve loro il terzo giorno di nuovo in vita, secondo che i profeti avevano predetto di lui. Nient'altro di significativo affiora riguardo la figura storica di Gesù. Nessun altro testo riferisce della sua attività, assimilata a quella dei tanti profeti, predicatori e guaritori carismatici che in quel periodo percorrono la regione, quella tumultuosa Palestina, in attesa di un Messia che la liberi dalla dominazione romana. E dunque perché non volete leggere i segni dei tempi? Pietro Sorace, a me, da quello che ho sentito, il racconto più completo sembra essere quello di Flavio Giuseppe. Sì, il più completo ma anche il più controverso, si è a lungo dibattuto se fosse totalmente veritiero questo racconto, perché Flavio Giuseppe è uno storico giudeo non convertito al cristianesimo e quindi sempre dubitato su queste affermazioni, su Gesù era il Cristo, no? Queste affermazioni abbastanza di parte. In effetti poi nel 1971 si è scoperto un codice siriaco che testimonierebbe delle affermazioni ben più ridotte. Questo perché? Perché dobbiamo pensare che le nostre fonti arrivano attraverso secoli anche di interpolazioni di scribi, ovviamente in ambito cristiano, eccetera, che aggiungevano un po' dei passi che secondo loro andavano aggiunti a questi testi. Questo è esattamente quello che diceva lei, professore, un'integrazione di informazioni, non è semplicemente il racconto di Flavio Giuseppe, ma qualcosa che ci dice che quel racconto è sostanzialmente veritiero. Diciamo, è una cosa ancora che va al di là, perché un conto è il fatto che un evangelista scriva 30-40 anni dopo la morte di Gesù e ha sentito raccontare cose meravigliose. Uno degli evangelisti ha sentito raccontare che ha fatto risorgere un certo Lazzaro dalla tomba e lo scrive. Gli altri tre non l'hanno mai sentito, non lo scrivono. Ognuno scrive quello che gli è arrivato. Qui siamo di fronte a una cosa ancora più fine, e cioè uno ebreo, però romanizzato, integrato nell'impero, il quale non può non raccontare, se gli capita l'occasione, che c'è stato questo personaggio e questo fenomeno. Però poi noi abbiamo il testo di Flavio Giuseppe, non scritto da lui, e il meccanismo che noi dobbiamo immaginare è questo. Flavio Giuseppe scrive, visse in quell'epoca Gesù, e lo scriba che sta copiando, ma questo è Cristo, e lo aggiunge, egli era il Cristo. E a noi sembra che siano parole di Flavio Giuseppe, mentre in realtà molto probabilmente non lo sono. Comunque, dovendo riassumere il quadro dell'epoca, Gesù Cristo era il capo di una rivolta giudaica che aveva delle caratteristiche sue e si contrapponeva a un'altra rivolta giudaica che invece voleva essere armata, combattente. È questo il quadro dell'epoca? Forse perfino la parola rivolta è controversa. È certamente un predicatore, è certamente qualcuno che vuole introdurre una riforma della religione ebraica. E che si oppone ai poteri costituiti del mondo ebraico dell'epoca. Sicuramente, sicuramente. Poi ovviamente se uno è cristiano ritiene che sia in realtà il figlio di Dio che è venuto non per correggere ma per trasformare completamente quella che era la religione antica nella nuova fede cristiana. Ma in ogni caso si tratta di un movimento appunto non violento, e questo lo distingue da tanti altri movimenti che c'erano appunto nel mondo ebraico. Emanuele Rocchetti, perché alcuni Vangeli non finiscono nel Nuovo Testamento? Sì, sono scritti dell'epoca e molti appunto non confluirono
nella rosa dei Vangeli canonici del Nuovo Testamento, proprio perché spesso proponevano un'immagine troppo giudaica di Gesù o una visione abbastanza gnostica, spirituale, quindi poi nell'ottica cristiana divergevano da quella che sarà l'ortodossia. Uno di questi è il Vangelo di Tommaso, Vangelo abbastanza particolare che restituisce un'immagine di Gesù spirituale, mistica, quasi come fosse un monaco che stava vivendo la propria esistenza terrena nella sua più totale completezza. Ecco perché Tommaso non parla, non racconta né della morte di Gesù né della risurrezione, non racconta i fatti, ma riporta esclusivamente le parole di Gesù. Poi, nell'ottica appunto di una selezione cristiana per i Vangeli del Nuovo Testamento, dobbiamo anche sottolineare che molti furono scartati perché non rispondevano a quei criteri idonei per la diffusione del messaggio Ed religioso. Eccoci a quello che lei diceva all'inizio. Lei parlava di quattro testimonianze, i Vangeli, tutto sommato coincidenti, però ce ne sono altre che, perché non coincidenti, sono state scartate. E allora torniamo allo storico, ma come facciamo noi a scegliere che quelle quattro sostanzialmente ci raccontino una storia vera? Ma infatti non siamo noi che dichiariamo che quei quattro sono migliori come fonti storiche rispetto agli altri. La scelta dei quattro Vangeli canonici è una scelta teologica. In quei quattro Vangeli la Chiesa a un certo punto ha deciso di riconoscere dei testi che effettivamente ci trasmettono il vero insegnamento di Cristo, ben inteso, senza neanche pretendere che corrispondano in tutto, perché i teologi hanno sempre saputo che ci sono contraddizioni anche fra i quattro Vangeli canonici, ma non importa. Proprio perché il Cristo che interessa alla Chiesa non è soltanto l'uomo storicamente vissuto, è un messaggio che ha un'altra valenza, anche metafisica. Noi storici cosa impariamo? Che queste fonti contengono anche racconti contraddittori, quindi non è tutto storicamente vero quello che c'è dentro, ecco. E quindi anche nei Vangeli che la Chiesa non riconosce come canonici ci possono essere forse degli aspetti del Cristo veramente esistito. Di sicuro, e per noi è altrettanto interessante, qualcosa che la gente credeva di Cristo. Perché è ancora più interessante in realtà ciò che per secoli milioni di fedeli hanno creduto e raccontato. Non sapremo mai se Gesù ha davvero fatto o non ha fatto certe cose, o ha detto o non detto certe cose. Non sapremo mai se davvero fabbricava gli uccellini di terracotta e poi i suoi fedeli erano sicuri che fosse capace di dargli la vita, come racconta uno dei Vangeli apocrifi. Ma ricostruiamo un mondo, il mondo di quell'Oriente dominato e inquadrato dall'impero romano, e dove però c'era tutto un fermento appunto metafisico, tutta una civiltà che era molto lontana da quella greco-romana e che però invece ha plasmato il nostro mondo. Mi ha incuriosito una cosa nel filmato, quella lettera a Traiano di Plinio il Giovane. Francesca Fanelli, ma Traiano rispose a Plinio il Giovane? Certo, rispose, e siamo nel contesto del secondo secolo d.C. e dalla risposta di Traiano appare un atteggiamento abbastanza moderato, perché Traiano risponde che non bisogna perseguire i cristiani direttamente, non bisogna andare a caccia. Ovviamente se denunciati possono essere puniti, ma prima di tutto le denunce anonime non venivano considerate. E inoltre il denunciato poteva sempre affermare di non essere cristiano come sacrificando agli dèi. E questa testimonianza è molto importante dal punto di vista storico, perché ad oggi non abbiamo una certezza se il cristianesimo fosse considerato realmente un reato, e non c'è un fondamento giuridico da questo punto di vista. Sì, certo, non c'è fondamento giuridico per considerarlo un reato, però al tempo stesso è sicuro che la polizia i cristiani li deve schedare, ecco, fondamentalmente. Quindi sono dei pregiudicati, se non altro. C'è un'antipatia evidente. Dopodiché, appunto, ci sono imperatori più moderati, i quali dicono, benché questa gente sia un pericolo, però non voglio lanciare una caccia alle streghe. Teneteli d'occhio per adesso e poi vedremo. Adesso le faccio vedere un filmato. Secondo il Vangelo di Giovanni, un evento spinge il Sinedrio a volere la morte di Gesù. Ed è proprio quello che citava lei prima, la resurrezione di Lazzaro. Padre,
Grazie per avermi ascoltato, padre. Ora chi è intorno a me potrà vedere che io sono la resurrezione e la vita. E chi avrà fede in me vivrà in eterno. Lazzaro! Vieni fuori! Professore, lei ha detto prima che solo in un Vangelo esiste la resurrezione di Lazzaro e noi abbiamo sostenuto, anzi si sostiene, che questo quello che scatena l'ira del Sinedrio. Ma allora secondo gli altri Vangeli cos'è che scatena l'ira del Sinedrio? Ma l'ira del Sinedrio, intanto non dobbiamo dimenticare che i Vangeli sono scritti in una prospettiva religiosa in cui Gesù è venuto sulla terra per sacrificarsi, per morire, per salvare l'umanità. Quindi il Sinedrio deve arrabbiarsi con lui, in buona sostanza. Tutto quello che fa Gesù è fatto naturalmente per allarmare i custodi della tradizione. Entriamo adesso nel secondo capitolo. Accolto come Messia, Gesù entra a Gerusalemme e sono i suoi ultimi giorni. Vedete che è una rivolta, che è una rivoluzione. Pietro Sorace, questa rivolta portata dentro il Tempio è quella di un grande capopopolo, adesso io non entro nella vicenda religiosa, ma che provoca preoccupazione appunto al Sinedrio. Sì, preoccupazione non tanto per il gesto in sé, perché ad esempio nel Vangelo di Matteo si cita Geremia, quindi Antico Testamento, per cui in realtà anche il profeta aveva definito questa spelonca di ladri come non il suo tempio, quindi di lottare per difenderla dai ladri, quindi dai mercanti truffaldini che Gesù trovò e di cui si sbarazzò. Quindi nel Sinedrio la preoccupazione è questa, cioè che si assuma un'autorità quest'uomo di cui non rispetta il processo, perché vi erano pochissime ordinazioni e quindi bisognava rispettare tutti i gradi. Arriva quest'uomo e pretende di avere un potere quando non può averlo, è così che è fuori legge. Sì, è così, e anche bisogna pensare al contesto del popolo ebraico di allora, che si trova sotto occupazione militare romana, e le autorità sono autorità collaborazioniste, che hanno garantito di mantenere l'ordine. Il popolo resterà tranquillo, pagherà le imposte, e il popolo invece rischia di non restare tranquillo, perché un'altra cosa che noi ci dimentichiamo è che Gesù non è soltanto odiato e visto come un pericolo dal Sinedrio. Anche se se ne parla poco, è sicuro che anche una parte del popolo ebraico, di fronte a uno che arrivava dicendo che bisognava ripulire il Tempio, sovvertire le regole, una parte del popolo l'avrebbe aggredito, così come pochissimi anni dopo aggredirà San Paolo. San Paolo predica a Gerusalemme e sono gli ebrei stessi, la massa, che lo aggredisce costringendo i soldati romani ad arrestarlo per metterlo al sicuro in cella. Poi devo dire che l'aggressione di Gesù contro il Tempio è davvero una cosa da interpretare in modo molto stratificato, perché nella nostra civiltà è diventato naturalmente il simbolo del fatto che non bisogna mescolare il sacro e il profano. Ma in realtà Gesù nel Tempio colpisce delle pratiche religiose tradizionalissime, perché i mercanti erano lì a vendere animali da sacrificare. La brava gente andava al Tempio e si comprava il capretto, o se eri povero il piccione, la colomba, da sacrificare a Dio. E i cambiavalute erano lì perché la gente voleva fare delle offerte al Tempio, ma nel Tempio non sono ammesse immagini, neanche le monete romane con la faccia di Cesare. È molto chiaro. Senta, Francesca Fanelli, provi a aiutarci a raccapezzarci fra Sadducei, Farisei, tutti questi nomi, a che corrispondono? Corrispondono alla divisione della società ebraica, che all'interno era abbastanza differenziata. E dagli autori antichi sappiamo che vi erano i Sadducei,
che erano gli aristocratici, da cui appunto derivavano i sommi sacerdoti, che rappresentavano il popolo ebraico di fronte all'impero romano, o ad esempio i farisei, che erano più popolari ed erano coloro che osservavano in maniera rigorosa la legge, tra i quali vi erano gli zeloti, che erano più attivisti dal punto di vista politico, perché rivendicavano l'indipendenza. L'altra setta contrapposta a quella di Gesù. Ma ci troviamo di fronte a una realtà politicamente complessa e forse l'esito di questa storia è dovuto alla complessità. Non era facile trovare una soluzione a quelle giornate vissute nell'anno che poi non si sa qual è. No, e sono quei casi in cui la politica decide che è meglio semplificare. E semplificare drasticamente. Certo, anche la posizione di Gesù è tutt'altro che semplice, perché noi finché non abbiamo capito cosa vogliono dire queste parole, pensiamo appunto ai sadducei, ai farisei, no, Gesù è contro le elite ebraiche, che sono elite in realtà secolarizzate, ellenizzate, cioè vivono come greci ormai, vanno in palestra, fanno sport, e Gesù è contro questo. Però è contro anche gli zeloti, contro i fanatici dell'interpretazione letterale della legge. Quindi in realtà ha un suo percorso molto difficile da seguire. Un'ultima questione, Emanuele Lucchetti, una cosa che a me ha lasciato sempre perplesso è il ruolo di Giuda. Possibile che i romani avessero bisogno di Giuda con un compenso ridicolo, 30 denari, è stato contato che fossero l'equivalente di 30 euro, qualcosa del genere, e che desse un bacio a Gesù per indicarlo e trovarlo. Era evidente chi era il capo. Non mi torna questa storia di Giuda. Beh, non ne avevano bisogno i romani, ma forse i cristiani sì. Cioè, mi spiego, Giuda è il traditore per antonomasia, ormai è un sinonimo nel nostro linguaggio comune. Solo che la sua figura viene completamente ribaltata, letta in un'ottica nuova, in questi scritti, nel Vangelo di Giuda, appunto, rinvenuto in Egitto negli anni 70, più o meno del secolo scorso. Il Vangelo pone l'accento sul fatto che fosse necessario che Giuda tradisse Gesù e che quindi si ponesse come strumento per il compimento del disegno divino di redenzione dell'umanità, dove il sacrificio di Gesù era centrale. E qui Giuda viene letto come apostolo più vicino a Gesù, apostolo consapevole del suo tragico destino, che era quello di tradire un amico per venderlo alle autorità romane. Perché serve ai cristiani? Perché i cristiani, il cristianesimo poi pian piano allontanandosi dalla sua matrice ebraica, ha bisogno di negativizzare la figura dell'ebreo e quindi Giuda diventa il simbolo negativo. È un'operazione politica, mi ha convinto Emanuele Lucchetti. È un'operazione politica quella di identificare Giuda nel traditore. In realtà anche Papa Benedetto XVI ha fatto delle analisi interessantissime sul ruolo di Giuda, cioè viene inventato che è un traditore perché delle due l'una, se è necessario che Giuda baci Gesù perché si compia il processo, non è un traditore, è un pezzo fondamentale della storia degli ultimi giorni di Gesù. Certo, e qui possiamo essere tranquilli effettivamente, è chiaro che non c'era bisogno che Giuda andasse lì a baciare Gesù perché i soldati del Tempio sapessero chi è che dovevano arrestare. E io tra l'altro non sono un teologo e non me lo sono mai chiesto, mi viene in mente adesso, sicuramente una risposta c'è, magari l'ha già data appunto Papa Benedetto, ma il nome stesso di Giuda è un nome pesante. Uno dei due grandi regni degli ebrei nel passato era stato il regno di Giuda. Certo. È un nome che è quasi sinonimo di nazionalità ebraica, insomma, ecco. E quindi mi chiedo... Molti ebrei questa domanda se la sono fatta, ma entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia. Gesù è processato e condannato a morte per lesa maestà. Pietro Sorà, c'è altra storia che non mi convince, quella di Ponzio Pilato. Lui in fondo demanda una decisione così importante a quelli che hanno sollevato la questione, gli ebrei, e viene passato alla storia come quello che si è lavato le mani. No, ma ha fatto una cosa legittima, Soraccio. Sì, infatti l'ignavia di Ponzio Pilato è stata molto rivalutata da uno storico del diritto che ha sollevato appunto il caso, sostenendo tramite appunto anche il diritto romano che una di queste norme era che non si udisse, non venisse ascoltata le vane voci del popolo. Quindi pare veramente inverosimile che Ponzio Pilato sia andato al popolo e quindi si sia lavato le mani, come la storia ci racconta.
Beh, Ponzio Pilato è un personaggio da romanzo innanzitutto, da grandi romanzi come il Maestro e Margherita, per esempio, di Bulgakov. Però da storico io direi che in ogni caso Ponzio Pilato è l'esempio di come l'impero romano funzionava, e cioè cercando di andare d'accordo con le élite locali e anche con le popolazioni, perché non puoi sempre soltanto reprimere. E in quel senso, forse, tutto sommato, davanti alla folla tumultuante, anche un governatore romano può darsi che ogni tanto preferisse fare un passo indietro. Emanuele Rocchetti, che c'è scritto nella targa sulla croce? Che significa? Sempre ad opera di Ponzio Pilato, la scelta di scrivere Inri, e cioè Gesù Nazareno, re dei Giudei, diciamo che permette all'impero romano di compiere un'azione involontaria, e cioè riportare il motivo della condanna di questo, appunto, di questo condannato a morte, ecco. E invece di scrivere colui che presumeva di essere il re dei Giudei, Ponzio Pilato lo sintetizza e scrive direttamente il re dei Giudei. Giusto. Quindi osservazione. È lui a conferirgli il titolo reale. Si è presentato come vostro re, voi l'avete ucciso, fatti vostri. No, certo, del resto Gesù a un certo punto gli dice tu l'hai detto, no? E quindi certamente viene da lì. Dopodiché a me vengono tanti dubbi e mi accorgo che non sono preparato a sufficienza per questa puntata, perché per esempio da quelle parti si parlava molto più greco che latino. L'avranno davvero messa in latino questa scritta sulla croce? Dubito. Francesca Fanelli, che storia ha la croce poi successivamente? Beh, è interessante notare come il simbolo della croce abbia subito una completa metamorfosi. Cioè, all'inizio la crocifissione era l'umiliazione per eccellenza, come abbiamo visto anche dal filmato, è la più brutta forse delle torture attribuite non ai cittadini romani, perché solo agli schiavi e a coloro che non lo erano appunto cittadini. E diventa appunto il simbolo del messaggio cristiano, il simbolo di salvezza dell'umanità per eccellenza. Ovviamente questo cambiamento avverrà gradualmente, però possiamo individuare un momento di svolta con Costantino, non solo per la celebre visione in Hoc Signo Vinces, ma anche perché lui abolì la crocifissione. E certo, perché a quel punto è chiaro che non è più possibile continuare a crocifiggere le persone in un impero cristiano dove appunto si adora un Dio che è venuto a farsi crocifiggere. Dopodiché in quel momento, da Costantino in poi, le croci entrano anche nelle chiese, così come entreranno più tardi le statue. Tutte cose che invece i cristiani all'inizio, come dire, tenevano molto a distanza. In altre parole, i cristiani dei primi secoli erano gente molto diversa poi da quelli che sono stati i cristiani che sono venuti dopo, e noi ne sappiamo ancora troppo poco su di loro. Professore, da storico, qual è il significato di svolta della vicenda della morte e della resurrezione di Gesù? Che significa? Ma la nascita del movimento cristiano e il fatto che il movimento cristiano, benché appunto spiato dalla polizia e tenuto d'occhio dai governatori, come al tempo di Traiano e di Plinio, abbia continuato a vivere, a prosperare, a crescere nell'impero romano, e che poi a un certo punto si sia affermato e abbia spazzato via tutto il vecchio mondo religioso. Ecco, in questo senso è vero che l'esperienza di Gesù e del cristianesimo è una delle grandi svolte della storia umana, perché fino a quel momento, per millenni, chiunque pensasse alla religione, al cielo, alle potenze celesti, era politeista. Tanti dei, tante divinità, ognuno ha le sue. E nel mondo di oggi invece posizioni di questo tipo sono molto ridimensionate. Nel mondo di oggi dominano grandi religioni che credono in un unico Dio, sempre lo stesso fra l'altro, sia per i cristiani, sia per gli ebrei, sia per i musulmani. Questo è un cambiamento veramente radicale e viene dal Medio Oriente. Il Medio Oriente che millenni prima aveva dato l'agricoltura, l'allevamento, le città, in quel momento dà all'umanità un'altra cosa, non dico migliore, ma diversa, e che ha cambiato di nuovo il mondo, le grandi religioni monoteiste. E lì davvero c'è una forza in questi popoli che nei nostri documentari sono rappresentati come straccioni con addosso appunto stoffe rappezzate, scalzi in mezzo alla sabbia. C'è una forza in quei popoli che ha cambiato per più di una volta, insomma, la storia del mondo. Tutto viene da lì ed è un mondo che dobbiamo quindi conoscere sempre meglio e rispettare nella sua complessità. Quell'unico libro in aggiunta ce lo deve dare adesso. Sì, ne do uno perché do un libro di sintesi. Su tutti questi argomenti c'è una marea di studi specialistici, ma qui bisogna farsi un'idea generale di cos'è stato il cristianesimo ai tempi di Gesù. E io direi quindi un libro di uno storico che si chiama Paul Mattei,
ma è un francese, quindi bisognerà dire Mattei, il cristianesimo antico, da Gesù a Costantino. Ringrazio il professor Alessandro Barbero e ringrazio anche per il loro approfondimento Emanuela Lucchetti, Francesca Fanelli, Pietro Sorace e passo alle conclusioni. L'ha detto un Papa, Benedetto XVI, e l'ha ribadito anche adesso Alessandro Barbero. La figura di Giuda non può essere più considerata come quella di un volgare traditore. Giacomo Todeschini ha studiato la questione dei 30 denari stabilendo che era pochissimo, che non era possibile che una così importante decisione storica come quella di consegnare Gesù ai Romani fosse determinata da una cifra così bassa. E Jorge Luis Borges, in Finzioni, si è intrattenuto a lungo sulla figura di Giuda, che anzi aveva ben capito qual era la missione di Gesù e d'accordo con Gesù l'avrebbe assecondata. E Thomas de Quincey scrisse anche che Giuda intervenne nel dibattito che c'era allora se gli ebrei dovessero ribellarsi ai romani, l'occupazione romana con la lotta armata o con una rivoluzione pacifica, e fu dentro questo dibattito che Giuda svolse la sua funzione.